Ecco, io mi trovo. Vuole che l'aiuti, le tengo il microfono? No, per carità. Nella posizione privilegiata di arrivare, è vero, per ultimo, quando tutto quello che è veramente importante è stato detto, e bene, io devo semplicemente confessare che il libro non l'ho ancora, l'ho appena sfogliato, ma subito mi è balenata questa percezione di averlo con un orgoglio e al tempo stesso con tutta umiltà profetizzato l'avvento di questo libro, profetizzato alcuni anni fa, forse una decina di anni fa, con un articolo nel Corriere della Sera, io penso che fosse nel 2006, scusatemi, io soffro la luce naturalmente, il 5 gennaio del 2008 effettivamente, quando con una serie di articoli appunto consideravo tutto quello che era ancora da affrontare in modo sistematico nello studio di Leonardo e del suo tempo, particolarmente del contesto, è vero, politico soprattutto, è vero, in rapporto con quello che poi risulterà la grande decisione di Leonardo di lasciare l'Italia accogliere l'invito di trasferirsi in Francia, e cioè il suo rapporto con i nuovi signori di Milano. Paolo Galluzzi ha tratteggiato magistralmente questa situazione, all'inizio di questa situazione, è vero, e soprattutto sempre con questo motivo della vigna assegnata nel 98 da Ludovico Sforza a Leonardo in riconoscimento, in attestato di gratitudine, è vero, questa vigna che viene incorporata dai nuovi dominatori e poi subito rilasciata, direi proprio solennemente, a Leonardo senza alcun impegno, senza alcuna restrizione. Siamo cioè alla fine del 400, l'inizio del 500. Ecco allora quello che io avevo profetizzato, nel senso di approfondire questi studi, soprattutto, è vero, riaprendo il non facile compito di affrontare gli archivi. Archivi conosciuti e archivi anche sconosciuti, come nel caso, che poi è emerso pochi anni dopo, è vero, del documento che si trova in un archivio di affari europei a Londra, ed è la lettera dell'ambasciatore francese di Bonivea, cos'era, il consigliere di Francesco I, che scrive all'ambasciatore francese in Vaticano, è vero, su questioni di Stato, su questioni, è vero, di questioni europee, come potrebbero essere quelle che agitano oggi gli Stati della Confederazione, è vero. E alla fine la frase, e ti prego di ricordare a Leonardo, è vero, di affrettare di trasferirsi in Francia, dove lo attende, dove è atteso da re e da sua madre, cioè da Luisa di Savoia. Ora, il punto focale di questa questione è il 1515,
dove c'è anche un punto di perplessità che viene naturalmente e giustamente riproposto in questo libro sentito, e ancora oggi c'è chi dubita che quella famosa lettera di Leonardo al suo Castaldo a Fiesole, è vero, potesse essere un apocrito. Io ne sono convinto che è veramente originale, fra l'altro dice che naturalmente deve essere scritta in senso normale da sinistra a destra, non necessariamente da Leonardo, ma dal suo assistente Francesco Melzi, che allo stesso tempo aveva già iniziato la compilazione, è vero, di scritti di Leonardo, non solo il libro di pittura, ma c'è un documento ancora inedito che sarà presto pubblicato, proprio in occasione di questa infilata di centenari, perché i centenari della morte di Leonardo incominciano col 1515 a Roma, Firenze, è vero, e poi il trasferimento in Francia, dove nel gennaio del 1517 incontra Francesco I, ma ovviamente lo incontra, l'aveva già incontrato a Milano, se non a Milano, a Bologna, c'è pure Bologna perché c'è il famoso incontro di Francesco I con Leone X. C'è una complessità di circostanze, è vero, che inducono a considerare e riflettere che ci deve essere ancora tanto da scoprire. E questo tipo di scoperta va fatto appunto passo per passo, con tutta umiltà, è vero, senza visioni di grandi scoperte, di grandi cose, che mettono in moto la grande comunicazione, che tutto corre sull'internet e qui e là e sopra e sotto. Ritengo che sia compito nostro, di noi veterani, io sono già al di là del veterano, siamo veramente, non elaboriamo su questo aspetto, è vero, ma vedo che è molto promettente, quanto è promettente naturalmente l'entusiasmo che viene raccolto dai giovani, che viene manifestato dai giovani che raccolgono questa istigazione, è vero. E io ho grande fiducia che questo si risolverà. Allora, il libro, ho confessato con tutta umiltà che non l'ho ancora letto, ma io so esattamente cosa c'è in questo libro. E mi basta il titolo dove c'è una sottigliezza stupenda, ed è quel è accentato che è un corpo sopra. È come dire, se il titolo dice Milano e la vigna di Leonardo, è una cosa tranquilla. Se dice Milano è la villa di Leonardo, è questo è l'eloquenza del linguaggio, è vero. L'eloquenza, è vero, che troviamo anche in Leonardo, con queste cose, queste sottigliezze, queste sfumature e così. E questo è quello che mi rende profeta, è vero, come dico, con grande orgoglio, ma naturalmente con tutta umiltà e con la gratitudine di vedere che la strada che avevo indicato è già stata presa, e molto bene. Ora io vi leggo da questo articolino mio, proprio un articolino intitolato Leonardo, il genio tuttofare, era anche esperto di vino, ce l'hai? Sì, sì. Ah, bene, bene. Dove riproduco anche il testo originale della pubblicazione che posseggo, fra l'altro, con un grande orgoglio. E naturalmente questa è anche per me l'occasione di dire che ogni ricercatore, giovane, vecchio, mezz'età, è tutto, è vero, che avesse desiderio, è vero, di consultarmi e di consultarmi e di consultare il mio archivio e la mia biblioteca, naturalmente sarebbero accolte a braccia aperte, come il re e sua madre erano pronte ad accogliere Leonardo stesso. Allora, Leonardo, genio tuttofare, era anche esperto di vino. Qui
quello che è oggetto di titolo è semplicemente un'illustrazione, poi alla fine con un po' di battute, dove io ricordo appunto il documento del 1515, ma tutto il resto è una sciorinata di spunti e anche di acquisizioni già effettuate, che confermano quello che Alessandro Parodi amava definire un mio adagio, e cioè non c'è nulla di più inedito della carta stampata. E qui lo dimostro pubblicando, segnalando per esempio un passo nell'Arluno pubblicato e altre cose che si riferiscono all'organizzazione dei festeggiamenti di Leonardo in occasione dell'ingresso di Luigi XII, di tante altre cose, cose che non erano ancora state recepite. E ero rimasto con l'impressione che queste mie segnalazioni avessero lasciato il tempo che avevano trovato. Invece no, e qui e là saltano fuori, ci sono riprese, ci sono studiosi francesi che hanno intensificato le loro ricerche negli archivi, sono risultate cose straordinarie, allestimenti sempre col nome di Leonardo. E quindi c'è un futuro verso lo studio, verso lo studio e l'acquisizione di quello che era l'ultima fase della vita di Leonardo fra Italia e Francia. Ecco, io a questo punto io ho evidenziato in giallo, dico, se Leonardo, come è prevedibile, sarà al centro delle celebrazioni milanesi del 2015, ora con l'Expo a Milano, sarebbe bene non insistere troppo sulla sua opera artistica ormai studiata a fondo e concentrarsi invece sugli aspetti scientifici e tecnologici della sua opera, che dal 1508 in poi si presenta ancora con allarmanti lacune dovute soprattutto alla mancanza di documenti. Ora non mi resta che aggiungere a mo, è vero, in conclusione di aggiungere che sono profondamente grato che questa mia, concedetemi di chiamarla profezia, la vedo, è vero, confermata da questa opera, anche soltanto sulla base della lettura del titolo, ma per me lo posso soppesare come una miniera di conoscenza, qualcosa dalla quale ricavare grande profitto e grande speranza per il progresso degli studi su Leonardo. Grazie.